alla vigilia dell'Immacolata non potevamo non raccontare la storia di Maria, perché è la storia di ciascuno di noi. E allora, pronti a fare le valigie, perché nei tanti comuni, nelle tante città che celebrano la festa dell'Immacolata, abbiamo scelto Torre del Greco, nel Golfo di Napoli, la città del corallo, dove ci aspetta il nostro Enrico Selleri. Enrico! Eccoci qua, buongiorno, da Torre del Greco, provincia di Napoli. Siamo entrati in questa bellissima mattinata all'interno della Basilica di Santa Croce, questa parrocchia, una città intera che si prepara a festeggiare l'Immacolata. Nei prossimi collegamenti metteremo a fuoco il come viene festeggiata l'Immacolata, il carro trionfale che ogni anno viene costruito, preparato e poi portato in giro per le vie della città dai portatori che sono già qui pronti alle mie spalle, dai coordinatori dei portatori che insomma daranno le linee guida per questa grande impresa in onore dell'Immacolata. Quindi a tra poco qui dalla Basilica di Santa Croce. Grazie Enrico, tra poco a Torre del Greco, ma qui padre Stefano Cecchin, frate minore. Grazie padre Stefano. Buongiorno. Presidente della Pontificia Accademia Mariana Internazionale. E poi padre Stefano ci spiega anche perché l'attenzione del mondo nei confronti di Maria. Andiamo con ordine. Vigilia dell'Immacolata, la definizione dell'Immacolata e perché un dogma? Allora, l'Immacolata, il termine più bello per definirla è il dogma dell'amicizia con Dio. Che bella definizione. Dio ci ha creati per essere amici, per essere suoi figli. Anche Gesù ci dice: non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. E noi sappiamo che nel Genesi, dopo il peccato, Dio che cosa dice? Al diavolo, io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe, e questa ti schiaccerà la testa, la stirpe della donna, cioè Gesù. Ma amicizia, cioè Dio pone inimicizia tra il male e la donna che è il principio del bene. Padre Stefano, Immacolata è un aggettivo candido che fa già capire che c'è purezza. A cosa si riferisce la purezza di Maria? Che Maria appunto non è mai stata nel peccato, e quindi noi stiamo parlando in questo caso nel peccato originale, che secondo la teologia latina si trasmetteva nell'atto sessuale. Cioè Maria non ha avuto bisogno del battesimo per essere, no, perché cercarci di capire Maria ancora di più. Maria ha avuto un battesimo anticipato. Ecco. Cioè anche lei è stata redenta da Cristo, come tutti, perché Cristo è il redentore universale di tutti, è venuto per salvarci, e anche Maria è stata salvata, solo che appunto un bravo medico, oggi io sono di medicina cinese, per cui un bravo medico è colui non solo che cura dopo che uno è ammalato, ma anche che previene la malattia, per cui Gesù, perfettissimo mediatore, redentore e medico, il Redentore è venuto a guarirci, non solo salva noi come tutti noi, ci salva dopo che siamo caduti nel peccato col battesimo. Maria invece l'ha preservata dal cadere nel peccato. Questa è la definizione, tra l'altro bellissima, l'amicizia tra Dio e l'uomo e l'Immacolata. Vogliamo andare a Torre del Greco perché i preparativi fervono. Enrico, a te! Eccoci qua, sì, ci ha raggiunto il parroco qui della parrocchia di Santa Croce, Torre del Greco, Don Giosuè Lombardo. Intanto grazie per averci accolto, averci aperto le porte della chiesa già da ieri. Certo, buongiorno a tutti, soprattutto a tutti i torresi, un saluto affettuoso ai torresi che sono sparsi in tutta Italia. Siamo quasi, perché il carro è quasi pronto, ultimi ritocchi, una città che si è preparata, vestita a festa, dicevamo nei primi collegamenti, si respira proprio quest'aria di gioia. Sì, c'è proprio una cupola sacra che rende sacra anche le strade che domani accoglieranno la solenne processione. Noi prepariamo la festa con un solenne novenario. Alla sera c'è una prima parte nelle prime ore serali con tutto il popolo, ma poi soprattutto alle 21 abbiamo la preghiera serale della buonanotte, dove vengono i giovani e tutti quelli che tornano dal lavoro. Questo mi offre la possibilità di dare un'anima alla nostra religiosità popolare, il tesoro inestimabile da riscoprire, da valorizzare, come ci dice Papa Francesco.
Parlava Don Giuseppe proprio della novena. Noi siamo venuti ieri proprio a vedere e a provare a capire come vivono i torresi questa festa, questa preparazione all'incontro con l'Immacolata vero, perché poi girerà per le strade, ne parleremo appunto di questo carro trionfale, ma torniamo a ieri sera, proviamo a rivivere insieme appunto come i torresi vivono questa preparazione alla festa. Vediamo il servizio. Giorni che precedono la festa è tutto un fervore in casa, un affannarsi per correre in chiesa per il culto, questo culto particolare che noi diamo alla Madonna, per seguire la famosa novena dell'Immacolata. E per noi, come si suol dire a Torre, non è l'Immacolata ma è Ammaculata. Un ricordo bellissimo, perché sono figlia di un vigile urbano e papà era sempre in grande uniforme quando c'era questa festa. Addirittura i nostri genitori ci vestivano a festa, perché all'epoca si cucivano i vestiti dalla sarta. Era importantissimo. Noi veniamo dall'altra parte della diocesi di Napoli, dalla periferia nord di Napoli. La novena dell'Immacolata, questo percorso che può sembrare devozione, ma invece è un'occasione in questo mese anche di partecipazione e di aggregazione. E io ci credo, perché facendo il parroco anche di una realtà di periferia, dove ci sta una chiesa viva, anche quell'immagine, Maria e colei, che ci rende ancora più forti in questa familiarità. E l'Immacolata di Torre del Greco è anche un simbolo, perché meno sapete la storia, quando un popolo dice: ma che cosa sta succedendo? E fanno quel voto che per tradizione hanno mantenuto, per secoli hanno mantenuto. Per me non è soltanto qualcosa di puramente intimistico, ma diventa veramente un riscatto anche sociale. Bellissime luminarie qui fuori dalla chiesa, che danno proprio il clima della festa. La cosa che ci ha colpito, Don Giuseppe, è vedere tutte le generazioni presenti, dai bambini in carrozzina ai più anziani. Una battuta. E soprattutto la fascia giovanile, che ci dà l'opportunità di incontrare tanti giovani che diversamente sarebbe un po' difficile incontrarli. Mi meraviglio sempre, perché poi per portare per strada un carro di queste dimensioni occorrono spalle, energie, ma io dico anche proprio una forza giovanile. E mi dà l'opportunità non solo di incontrarli, ma di catechizzarli, perché abbiamo 15 giorni di catechesi continua sotto lo sguardo dell'Immacolata. A proposito del carro, noi ci fermiamo qualche minuto, ritorniamo perché ci spostiamo sotto il carro trionfale per vedere a che punto sono gli ultimi accorgimenti prima che la festa abbia inizio. A tra poco. Enrico, proviamo a raccontare questo patto d'amore tra Torre del Greco e l'Immacolata nel prossimo collegamento. Ci pensi tu, perché è una storia che va assolutamente raccontata. Io invece mi prendo tutte le suggestioni dei servizi del nostro Enrico. Quando quel signore ha detto, quando ero piccolo, padre Stefano, noi andavamo dal sarto a farci il vestito. Quasi a riconoscere che la sovranità della Madonna, quasi come andare ad omaggiare la regina, per cui serviva il vestito buono. Il fatto che il peccato fosse incompatibile con Maria, i primi cristiani l'avevano capito, ma perché dobbiamo aspettare 1854 e un dogma per proclamare l'Immacolata, per proclamare Maria Immacolata? Sì, no, il problema è abbastanza complesso. Appunto, però vale la pena spiegarlo. Cioè, noi abbiamo il principio fondamentale, soprattutto noi cattolici, come anche la Chiesa ortodossa, che Gesù prima di partire ha detto: io non posso insegnarvi tutto, vi manderò lo Spirito di verità che vi condurrà la verità tutta intera. Quindi piano piano, cioè noi non facciamo archeologia,
Cioè la parola di Dio è una parola viva, è un incontro con il vivente che si svela nel tempo, per cui anche noi stiamo sempre più progredendo in una evoluzione nel conoscere il mistero di Dio che ci porta a scoprire le varie verità che sempre sono contenute nella scrittura, per cui anche il dogma dell'Immacolata è stato un cercare di scoprire, capire nel tempo sempre più anche secondo le culture dei vari tempi, il modo di interpretare la persona umana, il peccato. Qual è la verità stessa? Come si arriva a quell'8 dicembre 1954, Pio IX? Pio IX, terziario francescano, proprio era la scelta per diventare difensori dell'Immacolata, perché sapete appunto la storia era tra i due gruppi, ma soprattutto quando lui è uscito da Roma dopo la rivoluzione romana, certo. È andato a Gaeta, appunto in queste zone di Napoli, il regno delle due Sicilie, innamorato di Maria, faceva il voto di difendere l'Immacolata Concezione e si trova proprio attorniato da persone che amavano Maria, l'esercito stesso faceva la sua festa il giorno dell'Immacolata. Immacolata e lì fece il famoso, si dice che fece il famoso voto che sarebbe, se sarebbe ritornato a Roma avrebbe fatto questo dogma in onore dell'Immacolata. E così fu, il primo atto che siglò fu proprio quello del dogma dell'Immacolata. Sì. Torniamo al Torre del Greco, Padre Stefano. Enrico. Sì. Eccoci qua, sì, parlavamo del patto d'amore tra i torresi e la Madonna e l'Immacolata, si manifesta anche attraverso l'opera volontaria di tantissimi artisti, decoratori, come vedete, ecco, gli ultimi accorgimenti stanno mettendo il drappo, proprio una sorta di gonna al carro affinché possa uscire splendente più che mai. Questo è il carro ormai finito, uscirà oggi pomeriggio, ma vediamo come è iniziato. L'idea, come è iniziata l'idea di questo carro, torniamo indietro nei secoli e poi quest'anno come è nata l'intuizione di portare questo tema, questo titolo al carro del 2018. Vediamo il servizio. L'8 dicembre del 1861, proprio il giorno dell'Immacolata Concezione, i fedeli erano riuniti in parrocchia per la messa. Intorno alle 10 di mattina, diciamo che la terra inizia a tremare questo è un preavviso di quella che sarà poi l'eruzione. Difatti alle 2 del pomeriggio si apriranno 9 bocche sulla fiancata del Vesuvio e inizierà a colare lava. E il popolo allora decide da quel giorno di chiedere un voto alla Madonna. I torresi chiedono alla Madonna di scampare al pericolo del vulcano e se la Madonna l'avesse accontentati, loro dall'anno successivo l'avrebbero portata solennemente in processione su un carro trionfale. Ed è così che la Madonna ha esaudito questa richiesta dei torresi e da 157 anni si mantiene ancora viva questa festa di fede, tradizione e soprattutto amore. Il carro trionfale che ogni anno porta la Madonna in processione ha delle misure standard che diciamo sono necessarie per poter attraversare, oltre che la porta della Basilica, anche alcune strade della città. Ciò che cambia del carro trionfale è sicuramente il tema. Ogni anno infatti, oltre che ad essere una vera e propria opera d'arte, il carro rappresenta una vera e propria catechesi. Abbiamo voluto dedicare il tema del nostro carro trionfale appunto a quello che è stato un evento che ha segnato soprattutto la storia di Torre del Greco, ovvero la canonizzazione di Vincenzo Romano che è avvenuta lo scorso 14 ottobre a Piazza San Pietro. Sul carro di quest'anno simbolicamente è rappresentata tutta la storia della salvezza che inizia dal grembo virginale di Maria e per noi torresi diciamo si attua anche nella vita di San Vincenzo Romano che è rappresentato nella poppa del carro illuminato dai 7 doni dello Spirito Santo. Far parte diciamo dell'organizzazione, dare una mano, aiutare è un impegno ma è soprattutto un piacere, un onore poiché è una questione di amore. Vedete come ritorna sempre il concetto dell'amore, si fa questo per amore, un servizio che non si spiega a parole ma si può spiegare solo con il cuore. Salvatore, uno dei portatori, da quanto tempo fai questo servizio? Io praticamente dall'inizio degli anni 60, poco più che adolescente,
mi è stata trasmessa dai vecchi torresi, che mi hanno spiegato il voto che fece questa città verso la Madonna, e io sono subito stato inglobato in questa grande famiglia dei portatori, e ora cerco di trasmettere a mia volta ai nuovi ragazzi, che sono poi il nostro tesoro, di trasmettere questa tradizione e soprattutto questa fede verso la Madonna che protegge la nostra città. Allora, noi vi porteremo poi nel prossimo collegamento, tanto grazie Salvatore, a riscoprire anche una figura che è stata citata, quella di San Vincenzo Romano, parroco santo, era stato parroco proprio di questa parrocchia. Avete visto il riferimento sul carro di quest'anno, vista la recente canonizzazione, quindi continueremo a festeggiare la Madonna tra pochissimo. Grazie, grazie Enrico e ai tuoi ospiti, perché state facendo arrivare il senso di questa festa, che è patrimonio collettivo, indipendentemente dalla fede di ciascuno. Padre Stefano, la commozione di queste persone è palpabile. Si accennava nel servizio a una storia di salvezza, una storia di redenzione. Maria è l'aurora della redenzione e l'Immacolata ce lo ricorda. Cosa vuol dire questo? Ecco, è una cosa importante. Maria non è una devozione. Io lo dico sempre a scuola. Bella come dire. No, Maria fa parte della fede della Chiesa, lo dice il Concilio Vaticano II, lo dicono sempre il Magistero della Chiesa, perché Maria è una realtà indispensabile per l'incarnazione di Cristo. E noi sempre diciamo, quando inizia il mistero della redenzione, tutti dicono all'Annunciazione, quando Cristo muore in croce, no, inizia con l'Immacolata Concezione, proprio per questo viene chiamata l'aurora della redenzione. Si apre quindi il tempo della redenzione oggi. La redenzione inizia con Maria, cioè il mistero cristiano è tutto dentro Maria, questo ci insegna la Chiesa orientale. Realmente loro iniziano l'anno liturgico l'8 settembre e lo concludono con l'Assunzione. Padre Stefano, Maria è anche un ponte tra Oriente e Occidente, sì. Tra Chiesa d'Oriente e Chiesa d'Occidente. E tra le religioni. E questa è la domanda. Perché mi colpisce l'idea che nella sua accademia, ricordiamo la Pontificia Accademia Mariana Internazionale, ci sono anche uomini di altre fedi. Sì. Che cosa studiate? Perché Maria mette d'accordo tutti, o meglio, le altre fedi cosa vedono in Maria? Allora, la realtà che unisce tutti gli uomini e donne del mondo è il fatto che tutti passiamo per il grembo di una donna, anche il figlio di Dio. Questo è il punto che ci unisce tutti, e quindi l'umanità, la santità anche di Maria non è l'Immacolata Concezione, la verginità, ma è l'essere unita a Gesù e l'essere pienamente donna. E quindi è un punto fondamentale. È interessantissimo, perché io sono stato l'anno scorso a Taiwan in un santuario dove Maria è apparsa a 11 taoisti. In India, i santuari di India normalmente sono apparizioni a induisti. E lì nel santuario dove ero in India, la maggioranza che faceva la processione e il rosario erano musulmani. Ci dice delle cose che noi diamo per scontate, al contrario. Sì. Sono cose fondamentali su cui torniamo, perché vale la pena capire qualcosa di più, proprio anche degli studi, perché no, sì. Anche di religioni che noi pensiamo siano distanti da noi, sì. Su Maria. Ci spostiamo ancora a Torre del Greco, perché vedo che Enrico ci chiede la linea. Enrico, a te. Sì, eccoci qua con il carro trionfale alle nostre spalle, con la Madonna che ci guarda e guarderà i torresi in faccia in giro per la città tra oggi e domani. Ci spostiamo sul presbiterio e ci facciamo pellegrini all'urna, eccolo qua, di San Vincenzo Romano, appunto canonizzato il 14 ottobre in piazza San Pietro da Papa Francesco, il parroco santo. Se questa chiesa è così, lo dobbiamo a lui, ma non voglio anticiparvi troppo, perché gustiamoci questo servizio e ripercorriamo la sua vita. Ci troviamo a casa di San Vincenzo Romano, e questa è la casa che ha dato i natali non soltanto al parroco santo Vincenzo Romano, ma ai fratelli, alle sorelle e a tutta quanta la famiglia Romano. Qui ha vissuto per tanto tempo, qui si è formato Vincenzo Romano, qui è stata intessuta la sua santità.
È l'unico parroco italiano a essere stato canonizzato, è stato canonizzato lo scorso 14 ottobre. Muore il 20 dicembre 1831 a causa del sopraggiungere di una polmonite, e la gente di Torre del Greco pretese che si facesse un corteo funebre solenne, come se si stesse portando in processione un santo. Stesero i copertini dai balconi e la gente gridava: si è chiusa quella bocca di paradiso, beata is, beato lui che ora è tra le braccia della Santissima Trinità. Si racconta che Vincenzo Romano piccolino, quando trovava degli assi di legno per terra, con due assi di legno faceva sempre una croce e andava in giro ripetendo a mo' di scioglilingua, a mo' di cantilena: vedete quanto è bella sta Santa Croce. E che poi sarebbe diventato l'emblema di tutta quanta la sua comunità parrocchiale. Lui diventerà poi parroco della chiesa proprio di Santa Croce. In questa stessa chiesa che Vincenzo Romano ha costruito riposano le sue spoglie mortali, e qui in tanti vengono a chiedere la sua intercessione, soprattutto tanti malati di cancro. È proprio grazie ad una guarigione da cancro che oggi invochiamo Vincenzo Romano con il titolo di santo. Vincenzo Romano apprende dalla marineria torrese l'arte di andare a pesca, di uomini si intende. Al tempo di Vincenzo Romano, così come ancora oggi, si utilizza una rete a strascico che è chiamata la shabby, che è un termine che viene dall'arabo, in dialetto torrese è ashavka, e serviva per pescare il più possibile. Da buon pescatore di anime ha trattenuto tutti nella rete della parola di Dio e nel suo cuore. Eccoci ancora sull'urna di San Vincenzo Romano con Don Giosuè Lombardo, il parroco successore. Cosa significa essere successore di un santo? Per fortuna mi soccorre lui, non solo nel darmi la risposta, ma nel darmi anche il programma di vita che dovrebbe essere quello di tutti i parroci. Grazie al nipote felice noi conosciamo i sentimenti, anche le parole, come lui ha vissuto proprio la nomina a parroco, e di quelle parole i nostri giovani hanno fatto anche un canto che si canta in tantissime chiese anche d'Italia. Quando dovetti accettare per obbedienza la nomina a parroco, lui ebbe a dire: niente io sono, niente io posso, niente io so, o Gesù, come Pietro io mi getto in questo mare. E in questo mare della vita di tutti i tempi, per noi oggi si diventa pescatori di uomini come lui. E poi aggiungeva: io sono l'assinello sotto di voi, voi tiratemi, voi guidatevi, voi istruitevi, voi mandatemi. E fate bene il bene, un'altra frase insomma che campeggia proprio qui in giro per le vie di Torre del Greco. Con fede viva. Grazie Don Giosuè, allora buona festa dell'Immacolata, sotto la protezione dell'Immacolata ovviamente, ma anche di San Vincenzo Romano. La linea può tornare a voi. Bellissimo, bravo Enrico, grazie al parroco della Basilica di Santa Croce. Fede viva, la storia di un altro innamorato di Maria, ma scoprire ed eleggere Maometto a difensore di Maria è un salto, sembra nel vuoto, ed invece no, padre Stefano, cos'è sta storia? No, è importante sapere, tante volte non lo sappiamo, che l'Islam ha una devozione a Maria, e proprio nella storia dell'Immacolata Concezione più volte è stato messo in luce, come potete vedere in questo affresco che si trova in Croazia, c'è l'Immacolata coi difensori, da una parte c'è Copernico che indica la scienza e dall'altra parte c'è Maometto con un cartiglio dove dice che tutti i figli di Adamo quando nascono vengono toccati dal diavolo, tranne Maria e il suo figlio che furono preservati con la benedizione dell'esorcismo. Nient'altro quindi da aggiungere, se non che un dogma di fede viva. Padre Stefano, io la ringrazio tantissimo, spero un giorno di venire a raccontare anche la sua accademia, padre Stefano Cecchin. Sì. Grazie di cuore. Per chi volesse sapere qualcosa in più, il National Geographic dedicò poco tempo fa una copertina, un intero numero, come Maria l'Immacolata, la più potente della Terra. Innamorati di Maria e di Padre Pio sono anche i nostri prossimi ospiti. Stanno per arrivare già lì, a tra poco. Grazie padre Stefano. Bravissimo.